Possiamo cominciare. Sono Adriano Serracchino, incaricato dal coordinamento di prendere parola per condurre questo dibattito pubblico. Ringraziamo vivamente il presidente dell'Istituto Cile Gasper di Bologna, Domenico Corma, e che interverrà. Prendere parola è il luogo scelto tempo fa da tre siti, il 9 marzo, sindacalmente, in ricerca di Bellotti, ma al coraggio e alla denuncia di Fausto Scandola e per fare rimbalzare e risuonare idee per il sindacato nuovo. Chi siamo e per cosa parliamo lo ricorderà Sabino, appuntamento primo per noi alunari e casualmente vicino al posto che formalizzerà una successione che abbiamo commentato di stampo federale, ma noi in un prossimo nostro appuntamento dedicato ai documenti che saranno presentati per il centro della nostra attenzione sono le riflessioni e le idee proposte di Savino Pezzotta e di Giovanni Graziani e quanto proposto nel manifesto di annuncio. Dopo le due introduzioni, tempo previsto complessivo mezz'ora, prenderanno Dino Borini, Giovanni Guerrizzoli e Gianni Taglia con interventi da contenere in 5 minuti. Rispettando queste indicazioni, rimane un'ora per gli interventi con un tempo massimo di 4 minuti, integrabili con quanto uno può scrivere con la chat. Per far rispettare i tempi, il microfono sarà disattivato verso il richiamo. Più di 2 ore di collegamento online è già una media elevata rispetto a queste esperienze online e per noi è la prima. Si può intervenire anche scrivendo sulla chat che vi sollecito sulla nuvoletta destra sulla barra in alto dello schermo. Utilizzate la chat che riporta l'ora per prenotare il vostro intervento, altrimenti dall'immagine finestra visualizza tutti in alto al centro dello schermo, potete selezionare la videata completa di chi è collegato oppure solo chi sta parlando. Io su Facebook e su YouTube in cui gli indirizzi li vedete già incollati sulla chat e potete copiare e incolla. Per sapere di più, per voler partecipare ai nostri coordinamenti, prendete e inviate qualcosa. Questo è tutto e passiamo la parola a Savino Pezzotta di Periodi, verranno pubblicati sulla chat, lui rinuncia alla voce per cercare di stare nel tempo massimo è un grande record. La parola a Savino. Va bene, un caro saluto qui. Ma conoscono tutti fino. Ecco, vediamo. In questi giorni un caro amico dei nostri di capire meglio chi fossimo e che cosa volevamo. Ecco, io vorrei rispondergli adesso come introduzione a questo nostro incontro. Noi siamo un gruppo di persone cari in diversi luoghi e in diversi luoghi dell'organizzazione. L'esperienza sindacale per noi è stata il nostro modo di vedere e di fare e si è radicato dentro di noi come una seconda natura. Lo scopo di questo gruppo è di mantenere viva l'attenzione del soggetto
politico autonomo partecipativo e contribuire a recuperare posizione rispetto al CNEL a ottobre del 2020. Non siamo un gruppo di opposizione, non siamo un gruppo di alternativa, né vogliamo sostituirci anche all'organizzazione, ma vogliamo tentare di far circolare un pensiero critico e rilanciare fin dove è possibile le idee per un sindacato nuovo. Allora, il microscopico virus corona, anche se ancora forse non ne abbiamo completezza coscienziale, macroscopica la complessità, multidimensionalità, la comunità di destino, accentuato l'incertezza. E ha messo in crisi molto i paradigmi con i quali la nostra concezione di vita e del mondo. La nostra insicurezza, i nostri timori ci hanno pervasi a sfuggire dal pensiero complesso per rifugiare tradizionali semplificazioni. Io credo che proprio questo sia l'attuale difficoltà del sindacato. Pensare che serve un pensiero complesso per affrontare la realtà di oggi e per ridefinire il destino degli uomini e pertanto delle persone al lavoro, dipenderà, oltre che dalla qualità dell'azione, dallo scambio di servizi e dall'ordine. Vedremo all'interno di questo nuovo ambiente che è stato definito come infosfera o è da una biosfera che è segnata assumere il pensiero complesso, fuggire dalle semplificazioni, deve significare procedere a una sua radicale rimodulazione organizzativa, trasformare la negoziazione e la contrattazione e soprattutto a politico. Io non ho una visione messianica a Mario Draghi, che considero una persona competente, capace. Nel momento, al di là dei limiti nella formazione del governo, è emerso un riformismo moderato che sicuramente segna un cambiamento con cui confrontarsi o politica, a mio parere. Legittimare chi sostiene idee avverso alle proprie e nel contempo contrastarla all'interno di una dimensione etica. Crisi che l'Italia deve affrontare non è configurabile con un blackout elettrico per cui girato l'interruttore, il che significa che da questa crisi si uscirà solo attraverso grandi riforme. E su il Presidente del Consiglio, a mio parere, ha lasciato in chiaroscuri alcuni temi, bisogna intervenire il sindacato. Innanzi al scenario, e con
economico, dell'organizzazione del lavoro, del declino demografico, dell'ambiente. Usare il suo essere gruppo di più per le persone del lavoro, per i pensionati, per le donne, per i giovani, per gli immigrati e per gli stessi processi di cambiamenti tendono a marginalizzare, a discriminare di forza contro la povertà e generatore di uguaglianza e di diritti. Ora, negli ultimi decenni noi abbiamo assistito al venir meno, all'indebolirsi, che costituivano i valori di riferimento del sindacalismo, che provenivano sia dal pensiero cristiano che dal pensiero marxista socialista, ripercussioni significative sul sindacalismo e ha accentuato la strada dell'individualizzazione, l'avvento delle tecnologie comunicative e informative hanno accentuato l'individualismo proprietario e pertanto contribuito a ridurre il potere negoziale e rappresentativo. Non è una questione di numeri, ma di ruolo e di partecipazione. Il sindacato, pur registrando qualche calo, mantengono ancora un livello consistente, si paga la quota sociale, non si è attivamente partecipi alla vita associativa, ai congressi, all'elaborazione delle strategie rappresentative, si avverte dell'identità e di delega. Il sindacato nuovo del XX secolo deve essere unitario, ad alta autonoma soggettività politica, capace di negoziare, informarsi delle persone al lavoro, ma anche proiettato ad andare oltre la limitazione e puntare a una nuova qualità della vita e dell'ambiente. Dunque, il tema della democrazia interna è l'aspetto centrale, a mio parere, dell'attuale questione sindacale. E la sua soluzione, la sua messa in atto, può rigenerare la dei lavoratori, dei delegati, ma per essere reale deve essere percepita come valore, non come uno stato. L'associato non dovrebbe contare solo per avere un accompagnamento agevolato ai diversi servizi, ma dovrebbe trovare nell'organizzazione, nella declinazione, nella strategia e nella formazione dei gruppi dirigenti. Il sindacato deve avere il coraggio di far pensare che l'attuale sistema economico richieda solo aggiustamenti, interventi, per così dire, di manutenzione ordinaria o straordinaria. Dopo la grande crisi economica che abbiamo attraversato e innanzi alla crescita del Covid-19 occorre, indica la filosofa canadese Jennifer Nedelsky, una delle voci innovative del nostro secolo, che si apra una profonda riflessione e dibattito, come sottolinea anche l'economista italiano Luigi Bruno, sociali, convinti che nella nostra epoca ci sia una grande priorità che purtroppo rimane sullo sfondo della vita. Il profondo ripensamento tra lavoro e cura, quindi tra uomini, donne, giovani, anziani, ricchi e poveri, è il tema essenziale e convecchi che, grazie a Dio, vivono sempre di più e con più persone non autosufficienti. Sono i problemi fondamentali, particolarmente vivi nella nostra società. Senza una sua cura, il rapporto alla cultura del lavoro e la democrazia e l'uguaglianza tra il calo
dell'occupazione provocato dall'introduzione del digitale e dall'estensione della robotizzazione dovrebbe essere usato per creare nuovi impegni a bassa intensità di lavoro. Non si tratta di riprendere il nostro caro vecchio slogan, pensare di attuare una riforma strutturale del tempo di lavoro in rapporto del suo rapporto con il vivere, con l'esigenza di accrescere conoscenza, competenza, di superare il digital divide tra paesi ricchi e poveri, ma anche quello interno a tutte le società, che può essere fonte di nuovo alla possibilità personale del lavoro di cura, della formazione permanente per tutti e non solo per quella indirizzata al lavoro e alla produzione, ma soprattutto. Tutto questo esige una profonda revisione dell'attuale sistema sanitario, che deve essere messo nella condizione di poter reagire ad eventuali imprevisti crisi, esige politiche sanitarie basate maggiormente sulla prevenzione, sull'assistenza primaria, attraverso aziende sanitarie più piccole e democratiche, il trasferimento alla gestione pubblica delle strutture e dei servizi attualmente esternizzati o privatizzati. Servono fondi specifici rivolti al disagio mentale, alla disabilità, e politiche di assistenza accompagnate agli anziani non centrate sulle RS. Tutto dovrebbe essere accompagnato da una nuova formazione e assunzione di personale, ma anche da una reinternalizzazione del personale medico, oltre che la creazione di servizi specifici per le pandemie. Il sindacato, a nostro parere, deve aprire una riflessione per definire una nuova strategia del tempo di lavoro e di vita, ma soprattutto abbandonare l'idea che il rilancio della crescita possa attuarsi solo dentro l'attuale modello di economia. La pandemia, più di tanti discorsi, ha dimostrato che siamo arrivati a un bivio storico e diventa urgente pensare a come costruire un nuovo modello di economia sociale in cui il prendersi cura di sé, dell'altro, del vivente, della terra e delle future generazioni è assunto come orientamento paradigmatico. Il valore della solidarietà va rilanciato in modo che vada oltre la dimensione aziendale o categoriale, dove spesso assume connotati di corporativismo. Solo così si può operare perché i più deboli non siano lasciati alla loro sorte. Valga la vicenda della distribuzione dei vaccini che sta discriminando i paesi poveri, in particolare dell'Africa, ma anche come il tema sia diventato ormai parte delle strategie e di influenza politica a livello globale. Mi turbano sentire ragionamenti che invitano i paesi africani non tanto per contrastare il virus e contenere le sofferenze, quanto per definire le aree di influenza globale. Cioè, il virus viene distribuito a misura di quale influenza i grandi poteri possono intervenire. Serve un sindacato che assume una concreta dimensione sognatrice, in grado di pensare al futuro. È chiaro che tutto questo richiede un cambio di mentalità, l'assunzione da parte del sindacato della cultura della cura, che può portare alla trasformazione della rappresentanza dei lavori e inserire nella sua strategia la quotidianità, l'ascolto, piccoli gesti di fraternità, arricchire la sua strategia welfare con la formazione permanente delle persone al lavoro. In pratica si tratta di far convergere il pensiero di Meunier con quello di Keynes, dei grandi riformatori sociali, con gli stimoli offerti da Jenny Herdnedelsky. Del problema dell'immigrazione, che io ritengo un problema centrale per il futuro del nostro paese. Le persone di origine straniera sono una presenza significativa e indispensabile del tessuto sociale e lavorativo,
di cui non si può fare a meno. Queste persone vanno considerate come un elemento dello sviluppo del paese, poiché costituiscono una grande risorsa con un bagaglio culturale che ne fanno una manodopera in molti casi istruita e contribuiscono al rinnovamento democratico e producono un'attivazione economica attraverso il consumo. Più siamo, più consumiamo, più c'è sviluppo. Ma anche c'è un attivismo imprenditoriale dei migranti che dovrebbe farci pensare. Sono nell'agricoltura, ma anche nei progetti mirati per le terre abbandonate in via di desertificazione. Devono rientrare nei progetti di un sindacato nuovo, impiegando i giovani nel servizio civile universale, da triplicare rispetto ai contratti attuali, e gli immigrati con un flusso potenziato e controllato, la demografia. Un tempo i lavoratori subordinati erano considerati proletari perché possedevano tanti figli. Oggi non è più così. L'Italia è un paese con uno dei più vasti tassi di natalità, con una popolazione anziana molto alta, con un numero dei figli che non riesce più a garantire la cura e l'assistenza ai genitori, alla tutela prossima, e questo ha ripercussioni sulla vita di tutti e di tutto il welfare. Nell'era di Trump, nell'era post-Trump, torna a farsi strada l'idea che bisogna che gli stati si dotino di un patto verde, sostenuto da un gigantesco piano di investimenti pluriennali per generare la transizione. La conversione ecologica è cosa seria, non è qualcosa di folclorico, per lasciarla solo al governo e ai partiti. Va pertanto rilanciato un nuovo modello di concertazione, perché in queste settimane abbiamo assistito più che al dialogo sociale, a un ascolto sociale. E questo non aiuta a governare questo paese che ha bisogno di un ruolo attivo dei corpi intermedi. Sicuramente la partita del prolungamento del blocco dei licenziamenti è importante, essendo la scadenza vicina, come lo è la definizione di nuovi ammortizzatori sociali che consenta alternativa a tale blocco generalizzato. Ma a fronte all'arrivo dei fondi europei, il sindacato non può limitarsi ad attestarsi su questi due temi. C'è il tema dello sviluppo, c'è il tema di come usare quei soldi. È compito dei sindacati ancorare le loro idee su una visione europea di welfare. A tal fine va rivendicata una politica attiva dell'occupazione, finanziariamente e giuridicamente sicura, nonché standard minimi di lavoro e di diritti sociali. La crescita della coscienza individuale, la diversificazione degli interessi, la metamorfosi dell'organizzazione del lavoro, le nuove tecnologie, l'avanzamento di Industria 4.0 devono mutare la cultura organizzativa e la struttura dei sindacati. Una forte democrazia interna e la trasparenza con cui si prendono e si attuano con la partecipazione dei lavoratori e delle decisioni sono elementi essenziali per rilanciare il ruolo del sindacalismo, che non deve temere la dialettica al suo interno, ma aver paura quando questa non c'è. Grazie. Grazie Sabino, ringraziamo il nostro ex segretario generale che ha fatto, per le sue caratteristiche, un mezzo miracolo, ha sforato di poco. Voglio ricordare a chi parlerà, prenderà la parola, di presentarsi, solo nome, cognome, chi è, eccetera, perché non tutti ci conosciamo. Poi vedo che sono un consiglio di mantenere chiuso il microfono quando si ascolta, ma vedo che quasi tutti lo fanno per impedire misure di ritorno. La trasmissione è in diretta anche su YouTube, come sulla pagina Facebook, come potete vedere all'inizio gli indirizzi su questa chat, la scorrete in su.
La parola ora adesso a Giovanni Graziani, che ricordo per chi l'avesse dimenticato, autore di quel bellissimo libro Prender parola sul caso Scandola. La parola a Giovanni. Grazie, buongiorno a tutti, saluto tutti, vedo amiche ed amici che non vedevo da tempo e quindi un primo risultato già lo abbiamo ottenuto con questa iniziativa. Io ovviamente sarò molto più breve di Savino Pezzotta perché ho un compito più limitato e ho preparato un testo, ero convinto di poterlo allegare nella chat ma non ci sono riuscito. Comunque, per quello che conta, troveremo la maniera, se mai a chi interessa, di farlo avere. Io ne farò una presentazione sintetica. Il mio maestro, professor Costantini, diceva che bisogna cercare di dire tutto in tre cose. Io non so se ci riuscirò, comunque starò nei 10 minuti. E allora, quali sono queste? Il tema è quello della democrazia diretta. È possibile introdurre qualche elemento di democrazia diretta? E allora io ho cercato di riflettere prima sul contesto, poi sul significato e poi, più che fare qualche proposta, fare qualche riflessione su quelli che sono gli strumenti possibili di una, per così, per sollecitare, per dare qualche stimolo al sindacato italiano e alla CISL in particolare. Allora, il primo punto, lo ha già detto Savino Pezzotta, è la pandemia. E cosa ci dice la pandemia? Se uno pensa, già è convinto che il sindacato e il sindacalismo siano destinati al declino, probabilmente dirà che questo è un altro colpo che arriva sulle organizzazioni, che l'unica strategia possibile in fondo è quella di limitare i danni, come se accanto al blocco dei licenziamenti si potesse immaginare una specie di blocco delle uscite dai sindacati. Ma probabilmente c'è un'altra prospettiva più feconda, e sul blog il 9 marzo, del quale mi occupo da quanto non sono più attivo dentro l'organizzazione, abbiamo provato a illustrare questa prospettiva pubblicando la traduzione di un articolo di un ricercatore belga dell'Istituto Europeo dei Sindacati, che spiegava che proprio in occasione della pandemia è accaduto che ci siano stati sindacati che qua e là nel mondo invece hanno proprio aumentato gli iscritti. E la cosa, se ci pensiamo in fondo, non dovrebbe sorprenderci. Se tutti ci siamo scoperti più fragili a causa della pandemia, tutti abbiamo capito che da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di sostenerci gli uni con gli altri, allora abbiamo bisogno di solidarietà e il sindacato è solidarietà. Quindi la pandemia la dobbiamo cominciare un pochino a pensare come un'occasione per il sindacato. Inoltre, sempre cito questo articolo, chi si avvicina ora al sindacato sono persone che, secondo, diciamo, l'impostazione, diciamo, prevalente, erano considerate non avvicinabili, per esempio i giovani in particolare. C'è un potenziale di mobilitazione fra queste persone a cui bisogna dare risposta. Cioè, i giovani sono anche, non solo i giovani, probabilmente anche le donne, probabilmente certi mestieri che erano considerati refrattari alla sindacalizzazione, portano un patrimonio di disponibilità all'impegno, cioè non vogliono soltanto essere tutelati dall'alto, ma vogliono avere forme di partecipazione e solidarietà attiva che del resto si stanno sviluppando fuori dai sindacati e non si vede perché non dovrebbero svilupparsi anche dentro. Certo, se noi continuiamo a pensare al socio soltanto come un cliente dei servizi che vengono erogati, allora la questione non si pone neanche. Ma io, prendendo spunto per esempio dalla vicenda di cui si parla dei rider, c'è chi dice che non è così importante, che poi in fondo si tratta di qualche migliaio di persone, però è simbolicamente importante, significativa. Ecco, io vedo che sui rider i sindacati confederali discutono su chi possa o chi debba firmare un contratto nazionale da applicargli. Cioè, in fondo i sindacati confederali stanno discutendo di se stessi e di quali sono le sfere di competenza, se l'UGL può firmare o meno. Ma chi pedala intanto si è organizzato da solo, magari attraverso i social. E quindi la solidarietà come esperienza comincia a prendere piede anche fuori dalle organizzazioni sindacali tradizionali. Allora si tratta di capire se i sindacati sono in grado di intercettare questa disponibilità e di riportarla al proprio interno. E qui si pone, vengo al secondo punto,
la questione della democrazia diretta. Faccio solo una piccola precisazione terminologica. Non parlo, almeno io così la intendo, di una democrazia diretta come contrapposta o come il contrario di una democrazia rappresentativa. Non faccio un discorso sui modelli, tanto perché la democrazia è sempre rappresentativa. Anche quando si elegge direttamente un capo, si elegge un rappresentante. Quindi lasciamo da parte queste discussioni che rischiano di essere un po' stanchini, in cui la politica a volte si è un po' impantanata. Il problema che ci dobbiamo, secondo me, porre, che propongo la discussione, è se è possibile introdurre elementi di maggior immediatezza, di maggior vicinanza fra chi si iscrive e poi chi prende le decisioni dentro al sindacato. E in particolare dentro la CISL, nel nostro precedente incontro a Bologna nel 2018, il presidente dell'Istituto De Gasperi Cella ci fece la relazione e ci disse: bene, la CISL è diventata un'organizzazione di delegati, di delegati, di delegati. Cioè la persona si iscrive, partecipa a un congresso di base che forse c'è, a volte forse non c'è neanche, e poi tutto viene deciso da quel momento a partire da questa prima delega, senza che ci siano più momenti in cui chi aderisce ha questa possibilità di dire la sua e di portare anche il suo patrimonio di disponibilità e di mobilitazione. E quel che da una parte compensa, ma dall'altra parte è peggio, è che se uno pensa a quelle che sono le esperienze di democrazia per i lavoratori, sono esperienze che in fondo si svolgono più fuori dell'associazione che non dentro. Cioè un iscritto, ma anche se non fosse iscritto sarebbe la stessa cosa, ha diritto di votare per le RSU, dove ci sono le RSU, può partecipare all'assemblea, dove si fanno le assemblee, può partecipare ai referendum quando magari c'è qualche accordo che viene sottoposto all'approvazione, ma queste sono cose che non richiedono l'associazione. Come diceva il mio maestro professor Grandi, ci sono ancora i soci nel sindacato, cioè essere socio di un sindacato dà una possibilità di partecipazione attiva, non solo di essere interrogato, ma di essere protagonista all'interno delle decisioni che si prendono. Oggi sostanzialmente c'è il rischio che l'iscritto, come dire, paghi la quota e dia una delega. La quota diventa un po' come una moneta, visto che vedo Don Appi nella cassetta della messa la domenica, e uno in fondo se l'è cavata così. Allora, come riportare democrazia dentro all'associazione, quelle forme di democrazia che qualche modo ci sono fuori dall'associazione, si tratta di riportarla dentro. Il tema, e qua faccio una parentesi, mi sembra totalmente eluso dalle organizzazioni attuali, quando parlano per esempio di regole sulla contrattazione, sulla rappresentanza, sui contratti eventualmente da estendere erga omnes con gli accordi. Poi in qualche modo a me sembra chiaro che si vuole pensare ad una qualche forma di applicazione dell'articolo 39, cioè al potere di rappresentanza generale ergo omnes, saltando l'unico vincolo che dava l'articolo 39, che era la democrazia interna. Allora io sono un antipatizzante totale dell'articolo 39, però il tema che poneva è quello, la democrazia interna come legittimo, ciò che è legittimo a decidere in nome di altri. E a me sembra che questo tema venga eluso. E allora quali possono essere le forme di democrazia? Beh, la prima risposta è quella, l'elezione diretta di qualcuno che decide. E ovviamente qualunque forma di elezione diretta, io penso che in questo momento potrebbe essere un aiuto, una maniera di cercare di spezzare questo cerchio della burocratizzazione dell'organizzazione attraverso delle forme di decisione. Ovviamente le esperienze ci dicono che questi strumenti non sono, come dire, poi così univoci e così semplici. I modelli, semplificando, possono essere due: elezione diretta di qualcuno che decide alla base, cioè chi è il primo contatto con l'iscritto, cioè l'iscritto elegge la prima linea della quello che teoricamente avviene attraverso i congressi, ma poi avviene meno di quello che pare, perché di fatto i congressi ratificano scelte che sono fatte dall'alto. E allora introdurre l'elezione diretta dalla base. Sta di fatto che, come dimostra appunto l'esperienza dei congressi, poi le
se si creano queste oligarchie, questa forma di controllo delle organizzazioni, è facile che le oligarchie possano controllare anche i meccanismi decisionali alla base. L'altro esempio, l'esempio opposto, diciamo, può essere quella dell'elezione diretta del vertice. Immaginare, per esempio, l'elezione diretta del segretario generale della CISL. E anche qua, se io penso a quello che sta accadendo in questi giorni, magari se ci fosse l'elezione diretta si potrebbero fare pubblicamente delle domande su questioni di trasparenza alle quali finora i segretari generali e generali aggiunti, eccetera, finora hanno sempre ignorato, hanno fatto sempre finta che le domande non esistessero. Quindi ci sarebbe anche qua un qualche vantaggio. Le esperienze, per esempio quelle della politica, quelle delle cosiddette primarie o altre forme di decisione, ci dicono però di stare attenti a queste forme di personalizzazione estrema del confronto all'interno delle grandi organizzazioni. Perché se tu eleggi direttamente un capo, sostanzialmente poi il capo è quello che comanda, e quindi all'interno di un'organizzazione della CIS che già vive una eccessiva centralizzazione, questo sarebbe un fattore probabilmente di ulteriore centralizzazione, al di là dell'effetto benefico sul momento. E quindi, diciamo, questo in realtà qua più che dare, come dire, una proposta, una risposta, penso che si debba immaginare allora un qualche cosa che va al di là dei momenti elettorali, a una democrazia diretta come qualcosa di più ampio che non la possibilità di votare. E allora vengo al terzo punto, è la democrazia come ciò, tutto ciò che viene prima del voto, cioè prima della decisione, e ciò deve essere il libero dibattito, la capacità di promuovere confronto, dibattito su temi sui quali aggregare consenso dentro l'organizzazione, fuori dall'organizzazione, e costringere attraverso il consenso che si riuscisse a costruire, costringere l'organizzazione a smettere di essere sorda, sostanzialmente, a pensare sempre a se stessa, come nella vicenda dei rider, dove in fondo si sta discutendo solo di chi ha il potere di decidere per conto di altri, e cercare di confrontarsi su, non solo su temi, ma anche su chi sostiene certe posizioni all'interno dell'organizzazione. E quindi penso che una strategia efficace, io immagino certe sollecitazioni che vengono da esperienze straniere, come le campagne di organizing che si stanno diffondendo nel mondo anglosassone, ma anche in Germania, per esempio, cioè capacità di mobilitare consenso, sfruttando anche quella disponibilità che c'è evidentemente, di cui parlavo all'inizio. C'è una disponibilità alla mobilitazione, almeno in una parte di quelli che possono arrivare ai sindacati, trovare degli argomenti che coinvolgano le persone che aderiscono ai sindacati potenziali, e su quelle cercare di costruire delle proposte. Pensiamo alle politiche del lavoro. Cioè, l'anno scorso è stato celebrato con certa enfasi il cinquantennale dello Statuto dei lavoratori, no? Ma da 50 anni a questa parte, tutti gli interventi che sono stati fatti, che sono stati regolarmente tutti nel senso di fare delle eccezioni, delle deroghe, delle flessibilizzazioni, ecco, quante di queste decisioni sono state prese attraverso un coinvolgimento o una qualche partecipazione di chi lavora? A me sembra, per dire, nessuna. Sono sempre state decisioni fatte attraverso decisioni di vertice, in cui, o le pensioni, anche la stessa cosa, in cui alla fine la base, la prima linea, si trovava a essere semplicemente da ammortizzatore fra le potenziali contestazioni degli interessati e poi chi gestiva la questione al vertice. Ecco, questo può essere un terreno. Immaginare delle proposte in tema di politiche del lavoro e di quant'altro, costruire delle campagne di mobilitazione, di costruzione del consenso a partire da questi temi, da alcune proposte concrete. Così le politiche salariali. L'emergenza salariale è una cosa che sappiamo esiste da anni, se non da decenni. Ecco, insomma, io qui ho una mia idea che non a tutti piace, ma visto che parlo io adesso la propongo alla riflessione, è quella del salario minimo.
sul salario minimo, che è un tema sviluppato e al centro dell'azione sindacale in paesi come negli Stati Uniti e in Germania, qua ci sarebbe da incalzare certe pigrizie confederali che pensano di fare tutto con l'estensione dei propri contratti. Immaginiamo delle forme di come proporre questo tema, può essere una maniera di ricollegarci a dinamiche che non sono solo italiane, sono internazionali, e capace di mettere degli elementi che, come un cuneo, che poi un punto su cui fare leva per aprire dei dibattiti. Quali sono gli strumenti? Vabbè, gli strumenti istituzionali non sono facilissimi. Il referendum abrogativo ovviamente è più difficile, parlo degli strumenti di democrazia diretta. La proposta di legge di iniziativa popolare può essere un altro, che è un pochino più facile, ma non si sa che sono proposte che non sempre trovano accoglimento, però potrebbe essere una maniera presentare delle proposte per aggregare consenso e per cercare di mobilitarsi. Lo aveva fatto la CISL, ricordo, sul fisco con la segretaria generale che aveva portato le firme con una carriola, non so poi quale sia stato, cioè l'effetto si sa qual è stato, insomma, come sia stato proseguito, diciamo, quel discorso. Oltre a questi, oltre alle forme istituzionali, referendum, proposta di legge, di iniziativa, ci può essere l'uso delle tecnologie digitali per promuovere delle forme di consultazione, per aprire un dibattito sfruttando le tecnologie. Qua, anche qua, le esperienze politiche ci dicono che per farle bene queste cose ci vuole una piattaforma, un strumento, un qualche cosa che renda possibile questo dibattito, e stando attenti al fatto che poi chi controlla lo strumento alla fine è quello che decide. Prima di tutto questo, e concludo perché credo di essere andato ben oltre i tempi che mi ero dato, prima di tutto questo bisogna dare però un minimo di organizzazione, cioè ci vuole qualcuno che sia capace di selezionare i temi, di proporli e di aprire un dibattito. Ci vuole, citando i pensieri di Mao che diceva, per fare la rivoluzione ci vuole un partito rivoluzionario, probabilmente ci vuole una struttura che sia capace di assorbire i temi, intercettare le disponibilità che ci sono alla mobilitazione e tradurre questo in qualche proposta operativa da sottoporre al dibattito fra di noi e poi anche alle organizzazioni sindacali, a cominciare dalla, se posso dire così, dalla nostra CISL. Grazie a tutti e restituisco la parola. Grazie a te, Giovanni. Ci hai offerto un bel piano di lavoro per le prossime settimane. Ti ringraziamo vivamente. Mentre sollecito Domenico Cella ad aprire il microfono, e lo ringrazio nuovamente per l'ospitalità sulla piattaforma dell'Istituto, due piccole informazioni. Non ho ricordato all'inizio che il dibattito è registrato, e questa è una comunicazione doverosa per chi vuole intervenire in osservanza alla privacy. C'è una richiesta per collegarsi con il nostro coordinamento, e avete visto postata sulla chat l'indirizzo a cui fare riferimento, che è quello di Maurizio Ori, e la sua email per chi vuole saperne di più e per chi vuole anche essere inserito nel coordinamento, che dovrà affrontare anche i problemi richiamati da Graziani precedentemente. Segnalo anche e ringrazio che Rodolfo Vialba rinuncia all'intervento e ha postato una serie di interessanti temi sulla chat. La parola ora a Domenico Cella, presidente dell'Istituto De Gasperi di Bologna. A te la parola. Grazie Adriano. A proposito di referendum, in generale di pratiche deliberative rese disponibili a vaste platee di cittadini, nel caso del sindacato iscritti a una confederazione, voglio anch'io valorizzare la distinzione fondamentale
tra prender parte, uguale a partecipazione creativa e dialogica, e fare parte, uguale a mobilitazione. Io non mi fermo sui due concetti intuitivi. Gente come noi desidera la prima cosa, reagendo a un passato ideologico e di imposizioni dall'alto, di tante organizzazioni sociali, anche formalmente democratiche. Così il nostro deliberare, dito dalla letteratura riguardante la democrazia deliberativa, dovrebbe riguardare un pensare attentamente e spesso anche lentamente, come a una scelta da fare, un consultarsi con un altro o altri nel processo deliberativo, un determinare, uno stabilire dopo un ponderato esame, specialmente da parte di più persone raccolte insieme. Ma cose così le ritroviamo assai poco nell'esperienza delle nostre organizzazioni sociali e politiche, partiti e sindacati. Non è che nelle nostre organizzazioni ci sia solo uno squilibrio tra partecipazione e democrazia della delega o democrazia rappresentativa. C'è solo una democrazia della delega che da decenni, all'andamento previsto dal sociologo politico Roberto Michel, ti ne guardi tu, con la sua legge ferrea delle oligarchie. Ebbi modo di parlare diffusamente di queste cose nel convegno del 2018. Va bene. Oppure se esce fuori un ritiro, ci sono problemi? Però è rimasto di dire solo che permanente non ho dato, c'è scritto che non deve essere divulgata. Grazie. Adriano, ci sono problemi? Non ho capito. No. No, era rimasto acceso il microfono di Adriano. Ah, ebbi modo di parlare di queste cose diffusamente nel convegno del 2018. Ora vorrei aggiungere, per fare maggiore luce sul degrado della democrazia della delega o rappresentativa sin qui conosciuta, lo scambio ineguale tra leader e seguaci del politologo Angelo Panebianco, uno studio che risale agli inizi degli anni Ottanta, caratterizzato da un cruciale do-des che, dopo la spoliazione delle periferie e delle basi associative delle nostre organizzazioni, spiega probabilmente la passività e la subordinazione della cosiddetta militanza, specie quella media ed alta. Il militante, per Panebianco, cura la macchina e dà al leader un sostanziale mandato politico in bianco e riceve in cambio una serie composita di incentivi. Incentivi materiali e di status. Avendo anch'io a suo tempo fatto una piccola esperienza sindacale, so quanto sia apprezzato nel sindacato l'incentivo dell'aspettativa e del distacco, e quanto rilevi il suo controllo e la sua gestione nei rapporti tra i singoli leader e i loro seguiti, e nei giochi di potere tra leader e leader. Tuttavia, anche le più efficaci pratiche deliberative non avrebbero senso e seguito senza un'essenziale democrazia di delega o rappresentativa,
ovviamente riformata rispetto agli standard di oggi. Pensiamo solo ai quesiti di un possibile referendum tra gli iscritti della CISL. Preferirei però, pensandoci bene, rispetto al termine referendum, la denominazione di sondaggio deliberativo. Chi li elabora? Chi elabora i quesiti? Non certo la platea degli iscritti. E guardiamo ai quesiti di alcuni recenti referendum condotti in Italia. Il primo: approvate il testo della legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, eccetera, il referendum proposto da Renzi. Approvi il contratto del governo del cambiamento, votazione tramite Rousseau sul contratto giallo-verde, formazione del governo Conte 1. Sei d'accordo che il movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Draghi? Votazioni sull'ultimo governo. Come si faceva a dire di no a simili quesiti? Siamo evidentemente nell'ambito della mobilitazione. Queste cose non potrebbero, francamente, interessare gente come noi. Pratiche deliberative nel senso della partecipazione non possono esistere senza imprenditori politici generosi in quanto disponibili a confrontarsi davvero con la diversità e la molteplicità delle opinioni delle basi associative, che non vuol dire rinunciare da parte delle leadership al servizio della raccolta delle opinioni e della loro sintesi. Devono essere autorità scalabili e rinnovabili, non corpi permanenti di funzionari che hanno introiettato una logica di separazione ed anzi di indipendenza da tutti gli altri. Sarebbero davvero essenziali anche per il sindacato riforme interne. È vero, come in qualche modo segnalava anche Graziani, che la CISL, organizzazione di delegati e delegati, è una estenuata democrazia di delega, al punto che alla fine non rimane più niente della volontà delegante. Un processo decisionale più spontaneo e rispettoso della base associativa non dovrebbe prevedere elezioni dirette dei dirigenti da parte degli iscritti, almeno nelle federazioni di categoria. Elezioni dirette non sarebbero poi così difficili da immaginare anche a livello confederale, rispettando la tradizione della CISL di sindacato, di sindacati di categoria. Se nelle federazioni che convergono a confederazione si intendessero attivare le loro basi associative e non assecondare i giochi interni di potere. Insomma, non sarebbero dirigenti con gli stili organizzativi di una furlana a darvi sondaggi deliberativi tra gli iscritti. Voi fate bene, in qualche modo, ad accettare l'idea, a testimoniarla, sperimentando voi stessi direttamente sondaggi deliberativi tra i vostri amici, ma senza tralasciare l'iniziativa sui possibili cambiamenti della democrazia rappresentativa interna. E se le elezioni dirette dei dirigenti possono dar luogo, come giustamente richiamava Graziani, a esiti personalistici,
perché non abbinare l'elezione diretta dei dirigenti con sondaggi deliberativi su contenuti programmatici e riguardanti il patrimonio politico-culturale della CISL tra gli iscritti? Quali sondaggi deliberativi in definitiva? La platea degli interessati dovrebbe essere quella larga degli iscritti alla CISL, ma si può aprire anche alla platea dei simpatizzanti attraverso un apposito albo di chi desidera semplicemente partecipare. Oggetto dei sondaggi deliberativi. Almeno in questa fase, dove tutto è in questione anche per il sindacato, non dovrebbe essere un singolo problema, ma criteri base di orientamento e di azione che concorrano al patrimonio culturale e politico dell'organizzazione. Per esempio, cosa pensare e cosa fare dopo decenni di precarietà in materia di contratti flessibili? Una bella domanda, possibilmente articolata, da rivolgere agli iscritti della CISL. Quesiti. Non dovrebbero naturalmente essere così direttivi e manipolare l'opinione cui si rivolgono come i quesiti che ho sopra richiamato, ma soprattutto non dovrebbero porre l'alternativa tra un semplice sì e un semplice no ad un'unica proposta e nemmeno tra due sole possibili soluzioni alternative, il bianco o il nero. La realtà del mondo moderno è una realtà a più soluzioni ragionevoli possibili, corrispondenti a più esperienze sociali effettivamente vissute. E chi ha la responsabilità di elaborare i quesiti di un sondaggio deliberativo dovrebbe rappresentare e formalizzare nei quesiti questo pluralismo, senza preoccuparsi di far vincere la propria opinione, la propria proposta. Non esiste poi un sondaggio deliberativo nel vuoto. Prima del sondaggio c'è l'informazione, c'è la formazione, la consulenza, la discussione, il dialogo, il confronto. Insomma, quel pensare attentamente del singolo consultandosi con altri e quel ponderato esame compiuto da più persone raccolte insieme che ho citato all'inizio. E queste attività verrebbero inevitabilmente animate da dirigenti eletti. Essi si dovrebbero naturalmente impegnare a rispettare l'esito del sondaggio nelle azioni future dell'organizzazione. Ma quanti saranno concretamente in grado tra gli iscritti di un'organizzazione, per esempio come la CISL, di partecipare a simili sondaggi deliberativi per tempo, impegno e capacità richieste? Qui si misurerebbe davvero un sindacato che si pone al servizio, dà effettivamente un aiuto e promuove una ragionevole eguaglianza nella società a partire dagli iscritti del sindacato. Nell'ottobre del 1912, riprendendo vigore l'interesse per la riforma della legge elettorale, l'Istituto De Gasperi effettuò con buon successo tra i propri soci ed amici un sondaggio deliberativo sui modelli ragionevolmente applicabili nella legislazione elettorale. Ci fu un modello che prevalse nella preferenza dei partecipanti. Altri modelli si difesero con onore, con specificazioni però del tutto integrabili nel modello prevalente provenienti dai rispondenti, come a dire che in una sana democrazia c'è naturalmente chi vince, ma tutti gli altri non perdono del tutto, dando comunque un apporto prezioso all'impresa comune. Sul piano del metodo, può essere utile la lettura del rapporto finale di quell'iniziativa
che ho già consegnato alla presidenza del vostro convegno. Grazie. Grazie Domenico. E Serafino. Eccomi che mi ero sovrappensiero che stavo anche scorrendo le chat che sono numerose. Vi prego di, vi invito non solo a leggere, c'è anche dei ping pong tra in seguito a quanto ha scritto Vialba e altri. E vi invito anche a poter a copiarle con un semplice copia e incolla su un normale file Word e poi rivederle. Commentarle adesso porterebbe via troppo spazio. Ringrazio vivamente Domenico Cella che ha aumentato la quantità e la qualità di problemi che nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, vedremo come rimettere in circolo. Do anche notizia che è collegato con noi Matteo Scandola, il figlio di Fausto. E questo per noi è un grande onore e anche un riconoscimento a noi per quanto facciamo per mantenere viva il messaggio di Fausto. Grazie Matteo. Ora interviene Giovanni Guerrizzoli che ne ha facoltà. Apre il microfono e chiudo il mio, che prima è stato quello portatore di disturbo. Buongiorno a tutti. Poi Serafino mi chiama sempre con la Z, Guerrizzoli. No, a parte le battute. Io sono cresciuto nella CISL. E ogni volta che veniva affrontato il tema dell'articolo 39 e 40 della Costituzione, ovviamente la nostra risposta è quella che è conosciuta a tutti. Io mi chiedo adesso se ancora questo argomento sia un argomento che non vada la pena di essere affrontato. Ieri ho sentito una presentazione di un libro edito da Edizione Lavoro, Oltre le marginalità, che è scritto da un segretario generale del regionale, e nella quale veniva descritto in maniera analitica, fatto quindi da un dirigente in servizio, tutti i limiti che lui nella sua vita lavorativa ha incontrato rispetto allo strumento della partecipazione. Ho sentito interessante argomento del professor Cella, però ho la sensazione che oggi dobbiamo fare una valutazione di come si trova il nostro paese. Il tema della rappresentanza e della rappresentatività è un tema che riguarda il sindacato come i partiti. E questo tema credo che debba essere affrontato in qualche modo in maniera radicale, sapendo che le conseguenze di questa polverizzazione riguardano tutto il tessuto produttivo. Quando ieri parlavo con un rappresentante della Federazione dell'Autotrasporto di parte diciamo datoriale e mi diceva che al contratto nazionale di lavoro dell'autotrasporto che ha alcune difficoltà nella sua conclusione le controparti datoriali sono 24, le controparti sindacali sono 10. Questa polverizzazione non è soltanto un elemento di difficoltà nella gestione contrattuale e quindi nella conseguenza che anche il CNEL ha evidenziato 900 contratti di lavoro con la capacità e la possibilità quindi di inserire dei meccanismi che sostanzialmente poi non permettono di difendere il lavoratore. Allora io penso che uno degli argomenti che vada affrontato sia invece quello della introduzione di norme, come abbiamo sempre detto, magari autodefinite dalle parti datoriali, ma che debbano avere un supporto di natura legislativa, altrimenti gli effetti sono gli effetti che oggi viviamo. Oggi chiunque può inventarsi un sindacato, chiunque può inventarsi
un'associazione di categoria datoriale, l'AISP nessuno è in grado, perché non può, verificare la rappresentanza, e questo permette la firma di contratti cosiddetti pirati, ma non solo. Permette la proliferazione dei meccanismi di natura economica che sono l'elemento che in qualche modo oggi stanno cambiando il voto del sindacato, perché fare un sindacato poi significa fare il patronato, fare il CAF, fare l'assistenza e quindi avviare quel processo, diciamo, di commercializzazione dell'iscrizione. Oggi vi risulta che gli iscritti al sindacato dei pensionati vengono fatti sulla base dell'appartenenza? No, gli iscritti sulla base del sindacato vanno ai centri servizi, che normalmente sono nella sede dei pensionati, e c'è una ripartizione, addirittura stabiliscono quale delle quote che si presentano, si iscrivono e vanno al CAF, si iscrivono al sindacato dei pensionati, e quale vanno all'Antea. Quindi è un elemento che va in qualche modo radicalmente modificato, altrimenti tutti questi ragionamenti che facciamo, che sono bellissimi e interessanti, sono parziali. Cioè, noi parliamo di introdurre elementi di elezione diretta, quando invece si stanno cancellando gli strumenti di elezione delegata. Vi risulta che le leghe dei pensionati facciano, eleggono i propri rappresentanti? No, le leghe dei pensionati sono stabilite al vertice chi è il capo della lega. E questo è un elemento che poi ha delle conseguenze in una gestione sostanzialmente oligarchica. Tutti voi siete diversamente giovani, molti di voi sono diversamente giovani come il sottoscritto, sa bene che noi CISL, che le consideravamo un elemento di distinzione, il fatto che la scelta dei nostri gruppi dirigenti categoriali fosse alla luce della sostanziale autonomia delle categorie, e criticavamo la CGIL perché nella sua, diciamo, concezione di gestione centralistica i vertici delle categorie in CGIL venivano definiti da Corsa Italia. Oggi non è più così, no? E non voglio qui nemmeno introdurre l'elemento dei provvedimenti, che sono diventati un modo con il quale viene gestita la democrazia interna. Ma oggi le categorie della CISL sostanzialmente non sono più quelle che erano quando la CISL è nata. La CISL è nata e si è sempre caratterizzata come federazione di categoria che avevano la loro autonomia, poi partecipavano alle decisioni confederali. E questo non è più così. Quindi io penso che gli argomenti che sono introdotti, il tema principale non è quali sono le modalità con cui garantiamo la democrazia diretta. Il tema principale, secondo me, quali sono le modalità con le quali restituiamo agli iscritti dell'organizzazione un minimo di diritto alla partecipazione alle scelte dell'organizzazione. Mi sembra particolarmente azzeccato il nome, l'iniziativa con cui avete avviato questa esperienza, da Scandola in poi, quello di prendere parola. Ecco, questo acronimo di prendere parola forse potrebbe essere l'elemento con il quale, se decidiamo che valga la pena di continuare a dare un contributo, ci diamo uno strumento di permanenza, magari anche associativa, per contribuire a meccanismi che cerchino di restituire all'iscritto il suo diritto dovere di partecipare alla scelta dell'organizzazione. Fine. Grazie Giovanni, e ora prende la parola, se apre il microfono, Albino Gorini. Informo che il massimo di collegati su questa piattaforma sono stati 71. Adesso stanno scendendo perché, come temevamo, su queste modalità gli slacciamenti sono progressivi. Non conosciamo quanti si sono collegati tramite Facebook sulla pagina di Prender Parola e
seguono o seguono in diretta su YouTube. Vedremo di capirne nei prossimi giorni. La parola ad Albino Gorini. Invito sempre tutti gli altri a chiudere il microfono. Proviamo a presentarci anche. Salve a tutti. Ho apprezzato molto gli interventi che hanno aperto questa nostra giornata di lavoro, soprattutto l'intenzione iniziale di Savino quando ha detto che lo scopo è quello di mantenere viva l'attenzione per una concezione sindacale che avrebbe evitato e forse può ancora evitare il declino del ruolo del sindacato a cui stiamo assistendo proprio nel nostro tempo. Però devo chiudere il microfono adesso. Certo, aggiungeva, questo richiede un'analisi a cui forse non siamo più abituati o quantomeno non abbiamo più assistito negli ultimi tempi, se non per contributi esterni. Ho visto un buon contributo, per esempio la Civiltà Cattolica, lo ricorderemo tutti, sulla crisi del sistema associativo con un focus proprio sul sindacato che è stato recentemente, nello scorso anno, pubblicato. Quindi ringrazio proprio Savino e Giovanni per i contributi che ci hanno dato, che io così mi azzardo a definire delle belle relazioni come si facevano appunto ai vecchi tempi. E voglio fare anche una piccola sottolineatura al riguardo. Qualcuno ha definito le nostre iniziative come pesamenti di vecchi rancorosi, e invece sono dei contributi validi al futuro della nostra società. Le relazioni hanno evidenziato un primo problema e io lo riprendo per come è stato posto. Il primo tema di cui tutto il mondo parla è la pandemia in atto, e la risposta in qualche modo ce l'ha data anche Savino, ricordando l'intervento di Draghi in questi giorni, facendo una chiosa, un suo giudizio. Non bastano più, dice, le risposte di un riformismo moderato di Draghi, diceva, perché occorrono invece grandi riforme. Credo che è un argomento che ci dà la possibilità di parlare come si può conciliare, perché noi non parliamo della pandemia come ne parlano i media, entrando dentro i meccanismi della pandemia. Noi dobbiamo invece giudicare questa sfida che abbiamo davanti, come fare per superare un impasse fra interessi e solidarietà. La pandemia ci pone davanti a questi argomenti, lo vediamo in questi giorni, i primi che hanno diritto all'accesso, se è giusto che abbiano diritto all'accesso, quindi le precedenze interne o anche esterne. Quando l'altro giorno Draghi ricordava che pensare a fornire risposte su questo argomento dei vaccini, per esempio, ai paesi poveri, potrebbe indebolire il consenso interno. E questo è un tema che è sempre ricorrente, vale anche per noi, vale per esempio sul tema della politica salariale, di cui negli ultimi anni si è perso un po' il filo conduttore, come rendere compatibile noi assistiamo a delle vere e proprie ingiustizie. Pensiamo ai grandi
ai grandi trattamenti economici di determinate categorie rispetto ad altre categorie. Non c'è più un aggancio con la ricchezza costruita. È un tema di grande importanza che in qualche modo mette davanti una sfida il sindacato. Negli ultimi anni non ci siamo dimenticati di proporre una politica salariale, cioè i rinnovi contrattuali siamo come i tempi della contingenza. La contingenza in qualche modo dava risultati economici sicuramente e nettamente superiori a quanto ne davano i contratti, per cui si è richiesta una decisione molto forte, che è stata quella dell'eliminazione della scala mobile, se vi ricordate, che in qualche modo è stata ben condotta e coraggiosamente condotta dalla nostra organizzazione. Oggi siamo di fronte anche a questa situazione. Occorre riagganciare il filo della compatibilità con l'economia e soprattutto agganciare il filo del confronto con le altre organizzazioni. Certo, il sindacato di fronte a un tema come questo potrebbe venirne fuori ulteriormente delegittimato. L'organizzazione agli occhi degli organizzati, di quelli che attualmente stanno nel sindacato, si dovrebbero fare delle scelte che potrebbero risultare penalizzanti per alcune componenti della nostra sindacalizzazione. Ma come fare? Ma anche non solo di quelli che hanno trattamenti in favore, ma quelli che in qualche modo si sono visti dare dallo Stato, in questo caso, dalle risposte recentemente, come appunto sono state trovate appunto le risposte ai cosiddetti diritti di cittadinanza, in questo caso diritti economici di cittadinanza. Allora, il problema è che bisogna appunto lasciarsi coinvolgere in definizione di bene comune sicuramente, ma con la consapevolezza dei limiti oggettivi che ci sono in questo caso. Bisogna appunto trovare i confronti con le altre controparti. Noi in passato abbiamo fatto delle scelte, come ricordavo, però ne abbiamo coraggiose, ma ne abbiamo fatte altre invece di comodo. Savino diceva, ha avuto un passaggio, dice, no, non basta più un sindacato che aiuta in percorsi agevolati alle complicanze della vita, più o meno, riassumo così perché è una nota che ho annotato velocemente, alla complicanza della vita che il sindacato ha sviluppato attraverso i servizi. Beh, devo dire che anziché lavorare per creare le condizioni di accesso ai diritti del cittadino, abbiamo sviluppato i servizi che hanno fatto dimenticare l'inadeguatezza dei sistemi, dicevo prima quello salariale, ma anche quello fiscale, per esempio, con un passaggio curioso. Giovanni ricordava la carriola della Furlan con la riforma fiscale portata in Parlamento, senza poi preoccuparsi di riproporre il tema nel momento in cui in Italia si chiudono i parlamenti. Evidentemente bisogna tutto riproporre da capo, ma il sindacato lo aveva fatto per scherzo, quella, non l'aveva fatto credendoci. Comunque, su quel sistema di servizi, di risposte attraverso i servizi alle complicanze della vita, diceva Savino, il sindacato ha costruito le proprie sicurezze, la propria salvezza organizzativa, la propria salvezza finanziaria, le proprie garanzie finanziarie.
Ed è su quello che noi dobbiamo ragionare, perché se vogliamo parlare della democrazia interna bisogna riportare all'origine le cose, e l'origine sono sempre quelle economiche. L'autonomia dei paesi americani si è sviluppata quando l'Inghilterra aveva deciso di far pagare le tasse senza consultare la gente. Quindi è sempre la parte economica che stimola. Non dobbiamo meravigliarci e aver paura di dire questo. E poi l'altra questione è quella che bisogna appunto dialogare con chi c'è nella società. Non basta portare la carriola con la proposta, bisogna poi contattare tutti i gruppi politici, fare un lavoro molto complicato. Purtroppo la nostra storia sindacale ci dice che abbiamo scambiato l'autonomia nostra, tema ancora toccato da Sabino, mi è piaciuto, però bisogna poi vedere come questo si scontra con la realtà. Abbiamo scambiato l'autonomia con il distacco dalla politica. L'incompatibilità erano uno strumento per non essere in contemporaneamente sindacalisti e politici, quindi per distinguere il ruolo. Invece noi abbiamo fatto diventare questa scelta dell'incompatibilità come i nemici della politica, così è stata vissuta nell'opinione pubblica. La vulgata pubblica ci dice questo. Allora, il sindacato, per una sua corretta partecipazione, deve rispondere a un controllo interno e deve rispondere a un controllo esterno. Io vi ricordo quando i politici, in qualche modo, senza apparire anche in tempi di incompatibilità, in qualche modo esercitavano la loro pressione di controllo. E allora dobbiamo dire che non assistevamo agli scandali, così bisogna dirlo, insomma, tra virgolette, agli scandali che abbiamo assistito negli ultimi tempi, di una giustizia interna sbagliata, di appropriazioni, utilizzo delle risorse per fini sbagliati a quelli che invece il sindacato doveva dimostrare di fare. Quindi occorre che qualcuno in qualche modo eserciti questo controllo interno, sicuramente, ed è il tema che è stato toccato, ma anche un controllo esterno, illuminato possibilmente, capace, sensibile, rispettoso appunto dell'autonomia del sindacato, ma in qualche modo vigile, ecco, vigile, col senso del giusto come quello che intendevano gli ebrei. In questi giorni si parla, io seguo un po' l'attività della mia parrocchia, si parla molto di San Giuseppe, uomo giusto. Mi sono andato a vedere cosa erano i giusti nel mondo ebraico. Erano coloro che avevano a cuore la giustizia e individuavano le ingiustizie, i famosi 33 giusti che potevano contemporaneamente, in ogni epoca, sarebbero vissuti nell'epoca umana. E io credo che bisogna individuare appunto coloro che hanno a cuore la giustizia e che individuano appunto le ingiustizie e le combattono. Non è una cosa semplice. Giovanni dice, no, Giovanni ha tirato fuori appunto il tema dell'articolo 39 e 40 della Costituzione, e qui è certo, vorrebbe dire affidare a un controllo esterno l'autonomia, la vita interna del sindacato. E siccome nel nostro paese bisogna porci la domanda a quale magistratura ci affidiamo, a quale magistratura, a quale agente esterno affidiamo, perché non è, abbiamo visto che anche i media hanno fatto la loro parte in questi tempi e hanno ottenuto anche
un discreto risultato, seppur soltanto di giudizio, insomma, di giudizio negativo sulla nostra organizzazione. L'arbitro sulla nostra esistenza non può essere evidentemente affidato a una magistratura come quella che oggi vige nel nostro paese. Grazie. Grazie a te, Albino. Se è pronto, do la parola a Gianni Italia, che ha il microfono, e dopo di lui prenderà la parola l'unico che per ora ha fatto la richiesta, Tony Ferigo. Quindi adesso la parola a Gianni Italia, a cui segue Tony. Sì, io... Albino a chiudere il suo microfono se mi sente. Io devo dire che il dibattito fino adesso mi pare che sia molto molto interessante. Io faccio un intervento breve perché vorrei dare la parola a chi partecipa a questa riunione e voglio accennare a due cose. La prima è quella della situazione dei rapporti di lavoro in Italia. C'è chiaramente un proliferare di rapporti di lavoro anomali che sono dimenticati dal sindacato. Penso ai rider, per esempio, che sono oggi sulla bocca di tutti. E penso però alle migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori che lavorano senza contratto. Questo è un tema, quello del lavoro flessibile, come si dice, che non viene affrontato dal sindacato. Mi pare che sia un elemento che lo indebolisce, la sua rappresentatività, ed è quasi... trovo veramente strano che nel sindacato non ci sia una discussione su questi argomenti, una discussione per affrontare una rappresentanza che deve essere efficace, perché altrimenti le basi dell'organizzazione sindacale si frantumano. E quindi da questo punto un argomento che secondo me è centrale nel sindacato. Secondo aspetto che devo dire è quello del rapporto tra il sindacato e i lavoratori. Questo è un argomento sul quale bisognerebbe riflettere sulla base di elementi di valutazione oggettiva. Io credo che oggi, almeno dal clima che vedo, dalle cose che si sanno, non c'è più un rapporto come è necessario di coinvolgimento dei lavoratori attraverso la democrazia, che è una base essenziale del sindacato. Questo è un altro elemento sul quale bisognerebbe affrontare una discussione di merito e sollecitare il sindacato a mettere in piazza il suo modo per rapportarsi con i lavoratori. Ecco, queste sono delle questioni che secondo me vanno affrontate e vanno discusse, perché il sindacato è il nostro obiettivo fondamentale, è la nostra passione fondamentale. Io credo che ci sia un'assenza di dialogo tra il sindacato come istituzione, come gruppi dirigenti, e i lavoratori iscritti al sindacato. Bisogna far emergere questo distacco tra i gruppi dirigenti e i lavoratori. E questo perché il futuro del sindacato si gioca tutto su questi argomenti.
Ora, io credo che bisogna offrire e bisogna lavorare per affrontare una discussione che deve partire necessariamente dai lavoratori. Io non credo che ci sia la democrazia del sindacato sia un argomento che è affrontabile dal gruppo dirigenti, dai gruppi dirigenti nazionali. Non credo. Credo che questi siano largamente insufficienti come gruppi dirigenti che possono affrontare un argomento di questo genere. Mi pare che ci sia una sostanziale distacco tra le cose che fanno i gruppi dirigenti nazionali e le condizioni essenziali dei lavoratori. E questo mi pare che sia un argomento che noi dobbiamo invece affrontare. E non solo con la nostra discussione sindacalmente, con il 9 marzo, con le altre organizzazioni che abbiamo messo in piedi, ma che bisogna che noi facciamo un lavoro più collegato col sindacato, sollecitando una discussione, intervenendo e facendo un lavoro di coinvolgimento via via crescente verso chi lavora nel sindacato e verso i lavoratori. Credo che sia un compito enorme, che non, però bisognerebbe cominciare ad affrontare questa problematica, perché è uscendo da noi stessi e andando ad affrontare questi argomenti con i dirigenti sindacali, con la gente dei direttivi provinciali, con la gente che organizzano i lavoratori, insomma, in modo tale da avviare un processo di riflessione. Perché è quello che io vedo, insomma, è che manca questa volontà di affrontare una discussione ed un ripensamento sul modo di fare sindacato. Questo credo che sia l'elemento essenziale con il quale dobbiamo misurarsi, insomma. Ecco, io credo che questo lavoro vada affrontato coinvolgendo i sindacalisti e coinvolgendo ai vari livelli la gente che lavora e che in qualche modo può affrontare e dare una risposta a questa carenza. Grazie. Damiano, sono ex segretario della CISL Calabria. Aspetta un attimo, che prima c'è Toni Ferigo e ti metto. Perfetto. Tre minuti quando è possibile. Ferigo, chiudi il microfono per cortesia. Grazie. Ecco, così e diamo la parola a Toni Ferigo. Toni, mi senti? Sì, ti sento, non ti vediamo. Ma ti non mi vedi, ma forse mi senti. Se riesci a fare uno 5-6 minuti, anzi 4 minuti. Faccio il massimo. Guarda, allora, mi chiamo Toni Ferigo e ho fatto sindacalista per tutta la vita e nell'ultima parte di questa attività sindacale sono stato nella segreteria della Federazione Mondiale dei Sindacati Metalmeccanici. Lì ho avuto occasione, come potete immaginare, di conoscere molte persone in giro per il mondo, no? Di mantenere dei contatti. Questi mi fanno molto piacere perché riempiono un po' la mia situazione, la mia condizione di pensionato, di stringere delle mani a della gente meravigliosa e purtroppo anche a qualche
semidelinquente. Detto questo, voi avrete certamente sentito o vi è venuta la notizia che circa un anno fa è scoppiato nel sindacato americano dell'auto, un sindacato con una notevole tradizione, uno dei più antichi e anche più che era anche uno dei più potenti, un grosso scandalo che ha obbligato l'organizzazione a ripensare se stessa. Ecco, questo qui. Questo grosso scandalo è dovuto a dei trattamenti di denaro, a stipendi troppo elevati, insomma, fate buon anni moltiplicato 10.000. Ecco, la nostra situazione è moltiplicata 10.000. C'è stata una, un'indagine della procura dello Stato del Michigan, e la conclusione di questa indagine ha portato alle autodimissioni, perché altrimenti ci sarebbe la condanna, ma manca la condanna giuridica, di una quindicina, forse sarebbero anche di più, di una quindicina di dirigenti prevalentemente agli alti livelli. Due ex presidenti del sindacato, diversi vicepresidenti, responsabili, tutti concentrati al vertice. Ecco, diciamo così, questi se ne sono andati, hanno riconosciuto le loro responsabilità, se ne sono andati. Dopodiché è iniziato, sì, ma cosa vuol dire ripensare il sindacato, fare in modo che queste cose non succedano o non succedano più con questa intensità? E qui viene una cosa molto interessante, perché il sindacato ha discusso con la procura, diciamo con i rappresentanti della legge, le modalità per cui è possibile fare questo lavoro di ricerca di un modo di impedire che queste situazioni si creino. È una cosa particolare, perché ha fatto, non dico un accordo perché non è il termine buono, però con la procura hanno stilato un documento finale, no, dove si prendono alcune decisioni. Questo mi sembra che possa essere molto, se consumo troppo tempo io mi fermo anche solo su questo punto. Allora, questo mi sembra che sia la cosa più interessante per noi, no? Oltre a quello che avviene da altre parti di sindacalizzazione, i giovani, lì ci sono parecchie cose interessanti. Declino c'è, ma c'è anche qualcuno di nuovo che arriva. Ma comunque, detto, cosa succede? Non so, cosa sta succedendo? Pronto? Vai, vai, tranquillo. Ti sentiamo, no. Vai avanti. Ah, okay, perché ho sentito aperto da qualche parte. Che non... Mi fermo perché so che ci sono problemi di tempo, solo su questo punto qui. Allora, il sindacato riconosce che ci sono state delle enormi responsabilità, e riconosce anche che la struttura oggi rappresentativa e decisionale è obsoleta. Bisogna ripensarla, no? E dalla parte della procura, che poi rappresenta il governo regionale, dice d'accordo, però dovete tenere in conto che questo cambiamento che bisogna fare, no, tenga conto anche di quello che succede nel paese e cosa succede da voi. Voi avete perso diversi referendum negli ultimi tempi, le critiche alla contrattazione che avete fatto, eccetera eccetera, ma soprattutto la mancanza di trasparenza e la mancanza di, appunto, di comunicazione interna e di verticismo. Allora dice, bisogna rimuovere queste cose qui, perché rimuovendo queste cose c'è la possibilità di avere meno casi giuridici, meno corruzione, meno clientelismo, eccetera eccetera. Allora, su questa base entrambi si trovano, sono d'accordo, però uno dei temi che subito ha saltato fuori, perché una minoranza, non solo perché questa minoranza è quella minoranza della minoranza, è da tempo che chiede una verifica diretta dei dirigenti.
no? Non più, e soprattutto nei congressi, parliamo così, una elezione, una decisione diretta su chi deve dirigerli, no? Naturalmente chi deve dirigerli deve avere qualche criterio perché si presenti, insomma devono essere criteri di competenza e criteri di eticità, no? Allora, che cosa hanno deciso? Hanno deciso, siccome non si può cambiare uno statuto da un giorno all'altro, poi bisogna, come dire, sentire gli iscritti, sentiamoli, si fanno due referendum. Il primo, che interessano tutti i membri del sindacato, perciò oggi ne ha 400.000, un tempo ne aveva più di 1.000.000, ma detto questo si farà nel prossimo anno, o no, quest'anno stesso, un referendum in cui si chiede ai membri del sindacato, agli iscritti del sindacato, se sono d'accordo di cambiare lo statuto per prevedere l'elezione diretta del gruppo dirigente. Puoi stringere per cortesia. Finito? Puoi stringere primo avviso, via, 30 secondi. 30 secondi, allora il prossimo anno, se dicono sì, li vogliamo eleggere direttamente, ci sarà un referendum che li elegge. Il presidente nazionale, il vicepresidente, eccetera, eccetera. Allora, quello che più interessa a noi può essere questo riconoscimento che senza trasmissione, senza partecipazione, eccetera, eccetera, si dà la stura, si può dare la stura a fenomeni come quelli che abbiamo conosciuto anche oggi. Quindi, il cambiamento, per impedire che quelli si verifichino, bisogna cambiare anche il modo con cui si lavora e il modo con cui ci si organizza. Finisco dicendo, e faccio una battuta, faccio proprio una battuta, però riferito anche a me stesso, è quello. Se un giovane avesse ascoltato il nostro dibattito, molto interessante, no? Indubbiamente molto importante, dopo poco se ne sarebbe andato via, ma non perché non diciamo cose interessanti, ma perché come le diciamo, la lunghezza degli interventi che non riescono a rispettare i tempi, la retorica che spesso utilizziamo e via di questo passo, allora questo li tiene lontani, non gli interessa. Ora, il movimento operaio è in crisi e forse non c'è più oggi, ma presenta anche una cultura di come, allora, come si organizzano i lavoratori, ma come li si vanno a cercare, come si cercano di organizzare i rider, eccetera, e dargli rappresentanza, deve partire anche da un ripensamento nostro di come facciamo queste cose, no? In America lo stanno facendo e lo fanno da sempre quello, come si fa un'assemblea, come si avvicinano una persona, come si parla, eccetera, eccetera. In linea generale, da noi, dopo che ci hanno messo il rinnovo automatico della tessera, questo lavoro progressivamente è andato a sparire. Proprio finisco, c'è qualcuno che ha fatto delle ricerche con quelli della logistica, c'è qualcuno che è andato a parlare con gli immigrati in modo che loro capiscano, i rider, ma i rider sono organizzati oggi quando riescono a organizzarli, dai sindacati di base, mica da noi. E io ho visto come lavorano qui dei sindacati di base su queste cose, sono bravi nella organizzazione. Più di Tony. Parlo. Ho finito con una piccola provocazione. Grazie. Grazie Tony. Passo adesso la parola a Enzo Damiano per 4 minuti, pregandolo di presentarsi, e dopo ha chiesto la parola Daniele Roncarati, che quindi parla dopo Damiano. A te Enzo, ciao. Grazie. Enzo Damiano, già segretario generale della CISL Calabria. La prima cosa è intanto abbracciarvi, da un po' di tempo che non ci vediamo, e anche ringraziare come al solito Savino, che alla fine è diventato meno sordo ad alcuni richiami. Ma lo devo ringraziare essenzialmente perché stamattina, mi ha rimotivato. Mi ha rimotivato perché ha avuto un approccio di tipo, direi, nomotetico, nel senso che 360 gradi e anche privo di un certo pathos, che ha permesso una critica
sempre più veritiera verso poi quello che è stato l'analisi. Ed è vero, la prima cosa è quello di dare più soggettività al sindacato, non c'è più. Ai tempi miei un segretario generale di una regione veniva corteggiato intanto dal presidente della giunta, aveva la preoccupazione se fosse un pochettino arrabbiato, aveva comunque una capacità di incidere su tutto quello che era la politica dell'epoca, e ad oggi non vengono nemmeno più ricevuti. Il che significa che siamo diventati residuali. Sì, certo, forse per colpa del sindacato e anche degli attori che comunque compongono poi il vertice sindacale, ma anche perché la società sta diventando una società complessa e non si può rispondere con mezzi che comunque non hanno sempre presente questa complessità. Ma Savino ha iniziato dicendo proprio che serve un pensiero complesso. Perché le difficoltà di oggi, accentuate anche dalla pandemia, portano a vedere una società totalmente diversa. Ma ancora di più Savino dice, siamo nell'era dell'antropocene. Ma se parlate con qualcuno del vertice sindacale e parlate di antropocene, forse vi risponderà che è una malattia. C'è una necessità o no di stare dentro una logica, di vedere queste complessità per poi dire come muoverci eventualmente ed essere soggetto politico più pesante. Sono interrogativi che ci portano oggi a dire che forse iniziamo un discorso che ci porta a quella complessità che vede anche, come dire, un momento di critica nei confronti di Draghi, ma io me ne voglia, soltanto nel momento in cui, come dice Savino, io ho notato anche questo riformismo moderato, perlomeno nel suo intervento. E il sindacato deve comunque riprendersi una soggettività e secondo me deve riprenderselo con un forte pensiero umanistico, direi anche cristiano perché più inclusivo, perché oggi dobbiamo prendere atto che sul sentiero dei profeti passeggiano soltanto i ragionieri. C'è una necessità di incominciare a dare un senso alla partecipazione. E per fare questo bisogna tenere presente che anche la partecipazione, per richiamare anche alcuni interessi, può anche essere fatta attraverso quello che può essere un momento di vedere un nuovo modello di sviluppo per quanto riguarda l'economia sociale. E Savino scomodava i grandi pensatori. Ma oggi abbiamo dovuto vedere che questo modello di sviluppo comunque è insufficiente per quanto riguarda una possibilità di dare risposta ai bisogni della gente. Savino diceva che l'immigrazione è un momento di forte ricchezza, ma se parliamo con i sindacalisti qua la prima cosa è quello di avere un egoismo personale prima nei confronti e poi dopo. Non è che possiamo dire che esiste solo la Lega. C'è all'interno nostro una necessità di richiamare valori senza dubbio, ma poi guardare in faccia a questa realtà. Se secondo me è stata stamattina proprio tracciata benissimo da Savino, con i vostri interventi, con quello di Giovanni che porta sempre comunque ad avere, Giovanni Guerisoli, avere sempre i piedi per terra, lo stesso Albino che parlava per quanto riguarda il discorso della incompatibilità con la politica, che deve comunque essere rivista, perché Enzo, noi dobbiamo ho finito, ma lo stesso Albino diceva l'incompatibilità della politica, ma se noi vogliamo stare dentro una logica di essere un soggetto più pesante, dobbiamo comunque robustire quello che è la costola sociale, e anche all'interno di quello che quindi è la politica noi abbiamo il dovere di starci in un modo diverso di come siamo stati fino ad oggi. Se iniziamo seguendo quella traccia, quella direttrice di marcia che ha dato Savino, poi con tutti i vincoli di coerenza che dobbiamo ricercare, stiamo iniziando bene e vogliamo solo il bene della CISL, quindi non è assolutamente, una riunione carbonare. Questo è quello che volevo dire e vi riabbraccio nuovamente di vero cuore.
Grazie. Grazie a Damiano. Do la parola a Enzo, a Daniele Roncarati. Apri il microfono e puoi parlare. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità e al di là di tutte le cose belle che sono state dette oggi, questo è un segno di democrazia perché credo che nessuno di voi mi conosca. Io ho la fortuna di aver fatto un'esperienza abbastanza vasta come nel mondo lavorativo. Sono passato dal mondo della meccanica al mondo della scuola. Come esperienza sindacale sono arrivato solo a livello provinciale come partecipazione all'elezione del rappresentante provinciale, quindi un'esperienza molto limitata rispetto a quello che ho sentito fino ad ora. Però in questa esperienza mi è sufficiente per aver capito come lavora il sindacato. Io non credevo che ci fosse un livello di ricerca del compromesso così elevato, che va al di là di quello che può essere, diciamo, la soglia dell'onestà. Ma non è di questo che voglio parlare o denunciare. Io voglio semplicemente dirvi che ho fatto la mia grande esperienza nel mondo della scuola per un tempo limitato di 12 anni e da subito ho sempre parlato con i ragazzi in termini, diciamo così, con una grande valenza sociale. Bene, dovete sapere che quando io, fino a 2 anni fa, è solo 6 mesi che sono in pensione, fino a 2 anni fa chiedevo ai ragazzi che cos'era la solidarietà, richiamo l'attenzione su questa parola, i ragazzi mi rispondevano che è una persona che sta da sola. Quindi questo per dirvi a quale livello di, come posso dire, perdita di coscienza siamo arrivati a proposito proprio di questo grande sentimento che è la solidarietà, che in qualche misura è alla base di una convivenza civile, è alla base di un rapporto equilibrato tra le persone. In termini, tante cose sono state dette, in termini, diciamo così, del fare, io ho sentito la parola... per me, io sento che è molto disturbato l'audio. Penso Damiano che dovrebbe chiudere il microfono. Per me l'unità è un valore. Spero che quello che ho detto fino adesso sia stato udito, soprattutto per quello che riguarda la solidarietà, perché vi dà la misura del mondo dei giovani oggi e del mondo dei giovani che verrà. Per quello che riguarda l'unità è un valore di vita per me. Certo che mi sono trovato a vivere nel mondo della meccanica in un ambiente sindacale dove da 3 in pochi anni siamo passati a 5, poi sono entrato nel mondo della scuola dove dai sindacati, una volta mi sono preso la briga di contare le sigle, eravamo arrivati a 12. Quindi con una rappresentanza così frastagliata comprendete tutti che l'unità è ben lontano dal raggiungere. Tant'è che io ho sempre detto, quando a scuola mi proponevano l'iscrizione, io mi sarei iscritto soltanto quando il sindacato sarebbe stato uno. Credo che parlando dei pensionati, parlando tra pensionati, si possa tentare di fare questo discorso, fare un sindacato unico pensionati. Per quello che riguarda il fare, quando ho potuto esprimere il mio parere, il fare per me voleva dire anche un'attività educativa che il sindacato non ha mai fatto, sia sempre solo limitato alla contrattazione. Parlo della mia semplice esperienza, parlo proprio di formazione di base della classe operaia, della classe operaia impiegatista, io ero rappresentante degli impiegati. Fare formazione nel senso di arginare un po' quell'individualismo estremo, ma questo non è mai stato fatto. Poi una cosa che è già venuta a galla dalle altre discorse e che io mi ero scritto è la trasparenza dei bilanci. Voi sapete che il sindacato il bilancio non lo presenta, non è tenuto a presentarlo. Ecco, io credo che se si facesse questo passaggio, molte cose cadrebbero. Si potrebbe arrivare ad una dimensione più onesta, una dimensione più etica. Il discorso dello scandalo, come era accennato prima negli Stati Uniti, non mi preoccupa tanto.
purché si possa rimediare allo scandalo. Da noi, in seguito a un sistema burocratico blindato, non si riesce ad arginare questo tipo di problema. Concludo dicendovi e mostrandovi un libro che parla molto di della situazione attuale, non so se lo vedete, è di Luca Ricolfi, non sono io quindi, La società signorile di massa, parla di come stiamo vivendo noi oggi. Molti pensionati, poche persone che lavorano. Se qualcuno di voi avrà il tempo e voglia di leggerlo, è un testo che fa una bellissima sintesi della nostra situazione. Io vi ringrazio tantissimo di questa opportunità e buon proseguimento. Teniamoci in contatto perché in questa maniera qui, io se non altro, posso migliorare la mia conoscenza di quelle che è l'ambiente sindacale che ho conosciuto solo in maniera estremamente periferica. Grazie. Grazie a te, Daniele. Non ci sono iscritti. C'è una lunghissima, molti stanno, alcuni hanno abbandonato. Serafino, sono Stefano Remus, posso parlare un attimo? Chi è che è? Sono Stefano Remus, da Savona. Sì, prendi al volo 4 minuti. Sì, anche meno, me ne bastano anche 2, non ti preoccupare. Allora, buongiorno, intanto mi presento, sono Stefano Remus, sono stato per 22 anni delegato, prima a Marconi, poi Finmeccanica e l'ultimo Leonardo. E sono da circa un anno in isopensione. Nel periodo sindacale, oltre che delegato RSU, sono stato delegato nazionale del Fondo Cometa e territoriale per la formazione continua. Attualmente sono passato da un'attività in industria sul territorio, seguo praticamente un piccolo patronato CAF della CISL nel paese di Stella, che sarebbe il paese natale di Sandro Pertini, tanto per dare una Savona, per darvi una geolocazione geografica. Io credo che il primo problema da affrontare sia quello in CISL, ma penso anche nell'altra organizzazione, del rispetto delle regole attuali, perché statuto, già quello che è scritto non è rispettato. Portava in un intervento già in Italia, che è stato il mio primo segretario nazionale, a cui mando un particolare saluto, l'esempio di un qualunque piccolo centro in cui ai congressi vengono invitati su 3.000 persone, facevo l'esempio molto matematico, molto chiaro, 30 persone. Questo è già il fatto di non invitare, che è un diritto statutario, che non viene rispettato. L'altro problema è nei direttivi. Certi problemi si sono posti. La risposta purtroppo non è anche una discussione anche forte che era tipica nella CISL, è il silenzio, che tu trovi contrapposto a delle idee, a delle problematiche, il silenzio assoluto. E potrei fare altri esempi, partire anche dai verbali per esempio delle riunioni di direttivo che io ho fatto un intervento per una determinata cosa perso i propri viri, si mette nero su bianco che non si ha diritto ad accedere ai verbali di un direttivo o un membro di diritto del direttivo. Ecco, queste sono cose che dovrebbero essere già scritte e già a beneficio di tutti, che non vengono operate. Di cosa fare? Io personalmente so che non tutti sono d'accordo, però dico, parafrasando anche un intervento che c'è stato nei giorni scorsi, se non ora quando, dare attuazione all'articolo 39 della Costituzione in materia sindacale. Credo che siano, ho fatto anche dei seminari con docenti universitari, se non è adesso quando, sarebbe il momento, visto che le condizioni politiche che davano delle problematiche sono cose, di portare avanti questo discorso. So che tanti, però secondo me è un intervento legislativo che mette mano a questa cosa, anche per mettere dei paletti al discorso della rappresentanza e dei sindacati gialli, perché un'asticella, come si mette a livello politico di uno sparamento in qualche maniera un 4-5%, è necessario sia da parte datoriale che sindacale per evitare la proliferazione. Un sasso che vorrei buttare nello stagno, proviamo a fare un'iniziativa di
carattere di legge a carattere popolare, e proponiamo noi una modifica dell'atto di modifica di attuazione dell'articolo 39. È qualcosa di provocatorio, perché è qualcosa di piccolo lanciato verso il grande, ma proviamoci, perlomeno facciamo un'ipotesi di scuola di lavorarci. Grazie e saluti a tutti. Grazie. E anche per la brevità ha chiesto di intervenire Carlo Calzoni, e dopo di lui, brevemente facendo riferimento a quanto scritto già sulla chat, Antonio Giannone. Apre il microfono Carlo Calzoni. Ciao. Sì, sono Carlo Colzani. Ho fatto anch'io per una vita il sindacalista, adesso do ancora o provo ancora a dare una mano all'FNP di Milano. E niente, due considerazioni molto veloci, perché molti temi sono stati toccati, ma secondo me vale la pena di approfondire due questioni. La prima: chi vive il territorio come noi, o nelle sedi del sindacato, o nelle parrocchie, o entrambe, probabilmente ha modo di registrare che gran parte delle debolezze che stanno in questo momento nel sindacato stanno un po' dentro la società, stanno un po' dentro ovunque. Che dire dei partiti? Gli unici che ci salvano forse sono ancora le associazioni di volontariato. Che dire della gente, per chi parla con la gente ancora tutti i giorni, con la nostra gente, eh? I lavoratori, i precari, i pensionati al minimo, eccetera, eccetera. Sono tutte persone che chiedono, parliamoci chiaro, l'uomo solo al comando, che fanno gli applausi a Draghi perché finalmente uno competente e magari decide, che non vogliono perdere tempo con le fatiche del confronto e della democrazia. I motivi di queste cose che ho detto sono molti. La stratificazione del mondo del lavoro, sono davvero, sarebbe lungo l'elenco e richiederebbe molto tempo per approfondire. Come siamo messi noi? Queste cose le intercetta il sindacalista, che ha una sensibilità individuale, ma non è la struttura organizzativa che porta il sindacalista a leggere questi fenomeni. E questo è un primo problema. Non so se bazzicate ancora un po' nelle sedi del sindacato. Sono rette dal CAF, dall'INAS e dai pensionati. Nelle sedi del sindacato non c'è più dibattito, non c'è più il confronto. Non vengono più regolarmente a fare i recapiti i sindacalisti delle categorie. E quindi sono le sedi di un bravo commercialista, insomma, bravo, alle volte sì, alle volte no. Ancora, nelle categorie, io non voglio esagerare, ma un 20-30% dei sindacalisti delle categorie, un po' tutte, sono ex sindacalisti in pensione, che vengono tenuti in categoria per continuare a svolgere il loro lavoro. Quindi non c'è ricambio. E se non partono dalle categorie, come una volta mi viene da dire, gli stimoli a una serie di cambiamenti, eccetera, o dalle sedi del sindacato, da dove ne devono partire? Non sono pessimista, sono lì ancora nel sindacato a dirle e a provare a fare queste cose. Mi pare di poter dire altre due cose, ho finito, ma solo per mettere in evidenza dei temi che davvero vanno approfonditi. E una volta, che vale forse un po' anche per la politica, faccio fatica a dirlo perché sembra che voglia dire che noi eravamo i più bravi. Non è vero, noi eravamo noi. Però io, quando leggevo una busta paga, provavo a capire cosa voleva dire il 9% di trattenuta sociale, o il 20 e il 30% di trattenuta fiscale, e lì magari capivo se bisognava riformare un po' anche lo Stato sociale o come andava riformato il fisco. Oggi, credetemi, sono davvero pochi sindacalisti che sanno leggere la butta paga.
c'è un grande problema di competenza, mi direte bella affare, c'è anche in politica, è vero, basta vedere cosa dice in questi giorni la rete a proposito della nomina di molti, molti, molti sottosegretari. Quindi uno dei temi davvero grandi, davvero importanti che abbiamo è come facciamo ad avere dei bravi sindacalisti, non brave persone, ma sindacalisti con capacità, con competenze. E quindi il centro studi. E quindi i rapporti col mondo accademico. Se ci pensate, i momenti più importanti di svolta strategica dalla nostra organizzazione sono sempre stati supportati, suggeriti, incoraggiati da, come dire, sinergie importanti col mondo accademico. Oggi tutto questo non c'è più. Io credo che senza tutto questo, insomma, non c'è democrazia, non c'è partecipazione, non c'è nulla. Perché la gente chiede a noi quello che sta chiedendo in questo periodo alla politica, e quindi chiede la Meloni, chiede Salvini, chiede. Quindi io mi concentrerei, come dire, implementerei i ragionamenti fatti oggi sull'insieme della democrazia e partecipazione con queste considerazioni, e proprio l'ultima, una battuta, proprio perché la società, il mondo del lavoro, tutto si è stratificato, io rivedrei, suggerirei, lo faccio, ma non mi ascolta nessuno, di rivedere almeno due cose. Primo, gli ambiti congressuali. Se vogliamo far partecipare gli iscritti, lavoratori, eccetera, eccetera, le zone devono diventare ambiti congressuali. Se no è inutile. Secondo, la riforma organizzativa partita a suo tempo e mai portata a termine va rivista, perché non ha portato il sindacato ad essere di più sui territori, nei luoghi di lavoro e dentro i nuovi lavori. Quindi un grande ragionamento sulle competenze, sul curriculum del sindacalista. Uno non è che può diventare sindacalista o segretario generale perché raccoglie il consenso. Deve avere anche il curriculum. E se non ce l'ha, non lo fa. Ecco, scusate, ma per brevità di tempo ho sintetizzato molto questioni, secondo me, importanti, ma o facciamo anche questo passo, se no rischiamo certamente di tenere acceso il lumicino, di stimolare dibattiti, eccetera, eccetera, ma di non raggiungere gli obiettivi. Grazie. Grazie a te. Sollecito anche Remus a chiudere il suo microfono che l'ha lasciato aperto. Perfetto, grazie. C'è ancora un intervento e poi suggerirei di andare alla chiusura di questo dibattito. Sono ancora 48 collegati e però mezzogiorno ne tira via parecchi. Quindi se dopo Giannone nessuno chiede la parola, allo stato attuale non ne vedo, passo la parola a Giannone e poi farei una brevissima chiusura, 2 minuti. Grazie a tutti, buongiorno. Io partecipo a questo incontro e con un minimo di 2 esperienze che sono coinvolgenti con voi. Una, perché ho sempre fatto il manager nella mia vita dirigendo aziende, quindi confrontandomi in tante occasioni con il sindacato, di cui lamentate in questo momento le carenze proprio strutturali e culturali che abbiamo in queste vicende di questi ultimi decenni, e poi insegnando al Politecnico di Torino e alla Lean Campus University etica professionale, relazioni industriali, strategie aziendali, laurea magistrale, cosa che accade ancora. Ecco, nel frattempo, come cultura ed impegno nella società civile, dall'anno scorso io seguo e ho costituito un comitato scientifico della Fondazione Fiorentino Sullo, che si chiama adesso Democrazia Cristiana,
anche se non c'è il partito storico della Democrazia Cristiana, ma che vuole evocare cose importanti che sono state fatte, perché se siamo diventati la quinta potenza industriale nel 1987, noi questo racconto ai giovani non siamo stati capaci di trasmetterlo né nei comportamenti né nei valori, perché in effetti prima esisteva, non la faccio lunga, ma potremmo approfondire queste cose in altre sedute, perché come avete detto il problema di fondo è la cultura, vedete? Io sono convinto, come anche voi l'avete già manifestato, un popolo che ha perso dei riferimenti culturali ancorati per una propria società, se non ritrova pochi valori che facciano l'amalgama condivisa di un paese, non può progredire. I progetti politici non si basano su un ampio progetto culturale, e senza di questo non si può improvvisare e diventare, no, Movimento 5 Stelle improvvisamente diventa moderato liberale, senza sapere manco di che cosa parla quella persona che ha espresso queste cose, che era abituata, con tutto il rispetto, a vendere delle bibite. E come avete detto voi, la competenza è ciò che si è smarrito in questo paese, insieme alla meritorietà. Non la chiamo meritocrazia, perché la meritocrazia porta anche una cultura più forte del protestantesimo, mentre la meritorietà si riferisce di più ai valori etici e cristiani, dei quali credo siamo portatori, anche se scarsamente testimoni. Quindi quello che voglio portare quest'oggi a voi è questa testimonianza, cioè il tentativo, attraverso la promozione di una cultura, di una formazione a tutti i livelli, e che noi l'abbiamo indicato in quei sei pilastri che voi vedete, il tentativo di trasmettere questo alle tre generazioni. Per fortuna in queste 85 persone che io seguo sono riuscito a mettere le tre generazioni, perché come oggi abbiamo qui in questo nostro webinar, la maggior parte di noi sono oltre i 60 anni e anche di più. E questo è un valore che noi possiamo trasmettere, però se non abbiamo interlocutori in questi dibattiti che siano giovani e millennials, è chiaro che questo patrimonio che noi ancora portiamo, da come vi ho sentito e da come ci siamo ascoltati, credo che questa nostra speranza di futuro per una migliore società non potremo né vederla né fare in modo che gli altri la facciano. E quindi assisteremo a questi episodi di leader che nascono e muoiono e che sono nelle mani del neoliberismo, il cui maggiore rappresentante di neoliberismo e finanza capitalismo, guardate un po', è Mario Draghi. Con tutto il rispetto per la persona, però ognuno di noi è portatore di valori e di comportamenti, e Mario Draghi è quella cosa lì, rappresenta il neoliberismo e il finanza capitalismo, e certamente lontanissimo dalla cultura nella quale siamo animati qua dentro, per una visione della società che si è smarrita, perché la Chiesa è in crisi, la famiglia è in crisi e lo Stato è in crisi. Grazie. Ci abbiamo alla chiusura, ha chiesto di intervenire Maurizio Ori, il nostro coordinatore, di prendere parola. A te Maurizio. No, adesso, grazie. Veramente grazie a tutti della partecipazione. No, io volevo solo riprendere due cose brevissime, anche perché l'ora è già mezzogiorno e abbiamo già forse splafonato tutti i tempi di incontri in collegamento. La prima è già stata sollevata da diversi interventi, io la riprendo sotto anche un altro aspetto. La questione della formazione è assolutamente importante, e la questione del collegamento con il mondo accademico, che io ritengo assolutamente non rinviabile, ma attuabile a tutti gli effetti anche da parte nostra, come sollecitazione e come ripresa di questo ruolo importante, di questo contatto per la questione della formazione dei quadri. L'altro aspetto è che immediatamente si collega a questo, è risollecitare l'azione pedagogica del sindacato nei posti di lavoro e tra i lavoratori, che non esiste più. Azione pedagogica nel senso di essere proprio, non dico andare lì a fare il maestrino,
guardate che è così o colà, ma proprio dal punto di vista dell'insegnare i valori, il rispetto, i diritti e doveri, ma proprio come possibilità concreta di azione pedagogica. L'altra questione che forse sono maturi i tempi è la proposta di costituirci in associazione per essere più strutturati e rispetto al tanto volontariato di alcuni negli ultimi 3 anni di costituzione del coordinamento Prender Parola. Questo per aiutarci ancora di più rispetto alle risorse, le potenzialità che possiamo avere e le poche risorse che abbiamo. Risorse poche soprattutto dal punto economico, non dal punto di vista dell'esperienza e della possibilità concreta di tramandare memoria di quello che alcuni vogliono assolutamente cancellare. Memoria importante perché senza il passato non c'è il futuro, senza il ricordo di quello che c'è stato non c'è futuro, che non è solo la questione di rimangare la storia che abbiamo o meno, ma proprio come continuità e come prospettiva futura. E l'ultima cosa è un corollario, riprendo, è già stato detto da Adriano, è già stato scritto nella chat, i nuovi che si sono, gli amici che si sono collegati per la prima volta, se vogliono partecipare, basta che mi venga detto e scritto con la mail che è riportata nella chat, e io sono assolutamente solo felice di contattarvi. Grazie, scusate. Bene, segnalo l'ultima chat bellissima che è arrivata di Matteo Scandola, la potete leggere, che ringrazia tutti. Invito gli ultimi due arrivati di chiudere il microfono che è aperto, siamo a 51, a mezzogiorno, 3 parole intanto un grande ringraziamento ai relatori, agli interventi programmati e a tutti gli altri. Come avrete notato, sono state portate o riprese antiche idee sindacali, ma c'è un bel bagaglio, e questo è il fatto nuovo di qualità, di idee che potremmo dire ancora pellegrine nel sindacato, che circolano poco, sia le parti centrali di quanto hanno detto Savino, Graziani, Cella all'inizio, e anche cioè idee pellegrine, cioè nel senso che non le sentite di rado, io non le riassumo, ma mi saranno balzate alla mente. E su questo c'è da mettersi le mani nei capelli? E io rispondo con una nota della nostra storia. La contrattazione integrativa, quella che ha fatto la storia degli anni 60 e gran parte degli anni 70, era stata lanciata nel lontano 1953 in un consiglio generale di Ladispoli dalla CISL. Era un'idea originale, non era per nulla condivisa dalla gran parte del movimento sindacale. Per affermarsi, quell'idea che letta così sulla carta sembrava perfetta, impiegò ben 9 anni per le prime grosse affermazioni, con i contratti del 62 in cui si acquisirono i primi principi. Cioè, faccio solo questa annotazione rispetto alle tante idee ancora pellegrine che abbiamo lanciato, per dire che non dobbiamo, cioè dobbiamo essere orgogliosi di averle individuate.
il cammino per farle rimbalzare e risuonare sta in quanto con il coordinamento, anche con le ultime cose dette da Maurizio, saremo in grado di fare. C'è anche un discreto lavoro da fare sulle tante chat che sono state postate, molto di più di quelle che noi pensavamo. Non rispondo ad altre cose perché altrimenti vi porto a dopo mezzogiorno. Dico solamente che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, chi finora si è occupato del coordinamento cercherà di, non solo di riordinare, ma soprattutto farvi arrivare un messaggio per come proseguiamo, riprendendo al più presto un secondo tipo di questo collegamento, proprio avendo fatto tesoro l'esperienza di cosa abbiamo potuto constatare oggi, migliorandolo certamente, e intanto facendovi un grande saluto, un grande abbraccio a tutti, un grande ringraziamento a nome del coordinamento di Prender Parola. Ciao a tutti.